Cari pellegrini, il 14 novembre del 1851 viene pubblicato il famoso romanzo Moby Dick dell'americano Henry Melville. Si tratta di un romanzo molto famoso, sono state fatte diverse riproduzioni filmiche ispirandosi alla storia di questo romanzo. Il film più famoso è quello del 1956, Moby Dick, la balena bianca, che ha come attore protagonista Gregory Peck. Gregory Peck in questo caso impersona il protagonista della storia, che è il capitano Ahab, il quale lotta contro la balena bianca e alla fine perderà la vita per cercare appunto di uccidere la balena bianca. Ora ci sono due letture possibili di questa storia. C'è una lettura che vede nel capitano Ahab un atteggiamento di presunzione, un atteggiamento superomistico, cioè quell'atteggiamento dell'uomo che vuole necessariamente superare i limiti della natura, ma c'è anche una seconda possibile lettura, una seconda possibile lettura che è molto interessante, su cui possiamo fare brevissimamente una riflessione. Qual è questa seconda possibile lettura? Cioè la lettura secondo la quale Moby Dick rappresenta le forze del male, no? Questa balena che ha dimensioni enormi, e l'atteggiamento del capitano Ahab invece è l'atteggiamento dell'uomo che arriva fino ad immolare se stesso per combattere queste forze del male. Allora la riflessione che possiamo fare è questa. Prima di tutto, l'importanza del combattimento, l'importanza della militanza. L'uomo non può fare a meno di combattere. La verità cattolica ci impone un atteggiamento di combattimento, ci impone un atteggiamento di militanza. Non a caso, noi viviamo all'interno di una chiesa, che è la chiesa di questo mondo, che è la chiesa di questa situazione storica, che è appunto la chiesa militante, no? Affinché poi dalla chiesa militante possiamo arrivare, speriamo senza la mediazione del purgatorio, alla cosiddetta Chiesa trionfante. Dunque, un primo elemento è quello del combattimento. Bisogna sempre militare, sempre combattere per conquistare il paradiso e quindi sconfiggere le forze del male. E poi c'è un secondo elemento su cui riflettere. Questo combattimento è un combattimento che deve prevedere anche, come extrema ratio, anche l'immolazione di sé, cioè il sacrificio totale di se stessi. Perché, come dice Gesù, solamente chi perderà la vita per causa sua la potrà effettivamente riconquistare. Quindi una storia, un romanzo famoso come Moby Dick ci dà la possibilità di riflettere su questi due elementi. Torno a ripetere, l'importanza, la necessità del combattimento e poi il combattimento fino anche al sacrificio totale di se stessi per sconfiggere le forze del male. Bene, terminiamo qui e ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.